De Martino grande assente alle nozze di Cecilia Rodriguez, il retroscena, scottante, sul rapporto con la sorella di Belen. L'ex marito della showgirl e Matteo Diamante non sono stati invitati al matrimonio di ieri con Ignazio Moser, dove invece c'era Andrea Damante, tutti i dettagli. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno detto il fatidico sì e si sono sposati. Nella giornata di ieri domenica 30 giugno 2024 la sorella di Belen e l'ex ciclista hanno celebrato le nozze nel parco della Villa Medice alla Ferdinanda di Carmignano, in provincia di Prato, e al matrimonio non sono mancati invitati di spicco, da Tony F. ad Andrea Damante fino a Giulia De Lellis. Tra i grandi assenti, invece, ha fatto discutere la mancata partecipazione di Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, e di Matteo Diamante, ex vippone e amico storico di Moser. Scopriamo tutti i dettagli. Matrimonio Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, le grandi assenze. Ieri domenica 30 giugno 2024 le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono state ovviamente l'evento più discusso del mondo della cronaca rosa e del gossip. Oltre a essere il giorno speciale per la coppia, infatti, il matrimonio è stato un punto di incontro importante per tantissimi volti del mondo dello spettacolo e della TV. Giulia De Lellis ha ritrovato l'ex Andrea Damante, ma si è avvicinata soprattutto a Tony F., recentemente al centro di rumor con Chiara Ferragni. Tra i grandi assenti, invece, come detto, sono spiccati i nomi di Stefano De Martino e Matteo Diamante. A grande sorpresa non sono stati né invitati né considerati l'amico di Ignazio, Matteo Diamante, e l'ex marito di Belen. Stefano De Martino ha scritto Alessandro Rosica su Instagram, interrogandosi non solo sui rapporti tesi, questo fa capire il clima che si respira ad oggi, ma anche sulla contraddittorietà di questa scelta. L'unica cosa che non capisco è perché Matteo no e Damante sì? Altra esperta di gossip, anche Deianira Marzano ha sottolineato l'assenza di Stefano De Martino. Che non ha potuto seguire il figlio Santiago in un giorno importante, è stato lui a portare le fedi a Cecilia e Ignazio. A quanto pare tra il conduttore e la sorella di Belen non correrebbe buon sangue, grande assente al matrimonio di Cecilia l'ex cognato Stefano De Martino, non invitato. Pare perché i due non andassero d'accordo. L'altro grande assente della cerimonia, come anticipato, è stato Matteo Diamante. L'ex di Nikita Pelizzon non aveva già preso parte alla destra di addio al celibato di Ignazio, suo grande amico da sempre. A quanto pare, all'origine di alcune recenti, e presunte, tensioni ci sarebbe stata una frecciata da parte dell'ex vippone, che ha condiviso una foto insieme a Davide Donadei risalente ai tempi della settima edizione del Grande Fratello VIP scrivendo. Nel mondo televisivo e social è difficile instaurare rapporti sinceri e duraturi. Tu, caro Davide, rientri nel gruppo degli amici veri e sinceri che questo mondo mi ha dato la fortuna di conoscere. TVB amico mio,